Buonasera a tutte le amiche e tutti gli amici della piattaforma Focus 3. Grazie per essere qui questa sera nella rubrica Emozioni dall'Universo. Avrò il piacere di intervistare l'amica Paola Giovetti, che penso che conosciate tutti, una scrittrice, una ricercatrice importante nell'ambito della spiritualità, ma è anche una letterata, è laureata in lettere e si è sempre interessata anche alla cultura e in particolare alla letteratura, diciamo, universale. Ma stasera si parlerà di un altro aspetto molto importante che è lo studio della letteratura tedesca e ha portato qui con noi il suo terzo e ultimo libro su Goethe. Non ultimo, nel senso che Paola ha scritto oltre 80 libri, quindi è un'istituzione, una persona importante. Però ecco, questa sera ci presenta il nuovo libro che è uscito da appena 10 giorni e che si intitola Goethe in Sicilia. Facciamo partire la sigla e avrò il piacere di aver qui Paola. Ciao Paola, buonasera. Buonasera, Ciao Michele, ben trovato. Ciao. grazie per essere qui. Con molto piacere, ti ringrazio. Tu mi Allora, hai detto l'ultimo libro su Goethe, non hai detto, magari ne scriverò anche un altro. Questo è il no, terzo uscito di fino lui. adesso, Sì, intendevo. infatti. Lo so che sei vulcanica, perché ne hai scritti tre su Goethe, Non poi si sa vabbè, mai. non si sa mai, ma infatti noi siamo qui ad aspettarti, ebbene, quindi ben lieti di averti con noi questa sera, grazie, davvero grazie per essere qui. Vediamo anche l'edizione, che è l'edizione Verde Chiaro, quindi si può trovare facilmente, è già nelle librerie. Allora Paola, come mai l'idea di scrivere questo libro, che è Goethe in Sicilia? Ci racconti un pochino. Allora, andando un po' indietro, devo dire che io mi sono laureata sì in lettere moderne, ma con la specializzazione in letteratura tedesca. Quindi ho sempre avuto un grande amore per Goethe, che è il massimo poeta, ma non solo poeta. Lui è stato anche scrittore di drammi, è stato uomo di teatro, è stato un artista, nel senso che disegnava, amava la musica, amava il teatro, amava l'arte in tutti i suoi aspetti, ed era anche uno scienziato. Per l'epoca, lui è vissuto tra 7 e 800, per l'epoca era uno scienziato anche importante perché in campo scientifico ha fatto anche delle scoperte, delle quali poi parleremo. E, è stato molto interessato, per esempio, alla teoria dei colori, ancora se ne parla, non ancora studiata questa teoria dei colori sua. E un altro libro importante che lui ha fatto come scienziato è stato La metamorfosi delle piante, con la quale in certo modo anticipa le scoperte evolutive di Darwin, lui precede Darwin di un certo numero di anni. Queste scoperte sulla metamorfosi delle piante lui le fece praticamente in Italia. E lui venne in Italia, aveva 37 anni e ci rimase 2 anni. Ecco perché venne in Italia. La biografia di Goethe è molto interessante. Lui ha vissuto 83 anni e ha avuto una vita pienissima e interessantissima. La racconto brevemente per spiegare come mai è Siamo alla venuto in fine Italia. del 1700. Come? Siamo alla È fine venuto del soprattutto 1700, nel 1786. 1786, lui aveva appunto, era nato nel 49, quindi aveva 49. 37 anni. Come mai questo Grand Tour è stato per lui la famosa tradizione del Grand Tour, il grande viaggio che i giovani di famiglie abbienti e compivano come completamento del loro studio. Come mai lui ci è venuto non a 20-25 anni, ma a 37 anni? Quindi è stata una cosa un po' atipica questa. Allora, i motivi per cui lui venne, bisogna desumerli dalla sua vita. Allora, lui è nato a Francoforte, in una famiglia non nobile, ma molto ambiente dell'alta borghesia. Ha studiato legge, e, per desiderio del padre, che anche lui aveva studiato legge. E il padre avrebbe voluto che lui facesse l'avvocato, però lui aveva la vocazione della scrittura e fin da molto giovane cominciò a scrivere poesie, soprattutto aveva una straordinaria capacità di scrivere poesie, diceva che gli sgorgavano così e se non le scriveva immediatamente le perdeva, come se gli venissero da fuori. Lui fra l'altro è stato sempre una natura molto molto sensitiva, gli episodi di sensitività della sua vita sono molto molto frequenti, per cui appunto questa creatività spontanea, quasi automatica in un certo senso. Lui non fece poi l'avvocato, ma fece poi lo scrittore, perché a 24-25 anni pubblicò un romanzo che lo rese celeberrimo, che è I dolori del giovane Werther. Werther è un romanzo celeberrimo all'epoca.
diventò proprio un qualcosa di paragonabile alle cose che vediamo adesso, a questi bestseller che adesso vengono ogni tanto creati, insomma, qualcosa che all'epoca sua non si conosceva neanche. Questo personaggio del Werther è in pratica il ritratto dell'autore, che è un giovane di belle speranze. Lui qui racconta anche una storia di un suo amore infelice per una ragazza già promessa, che questo veramente ha avuto questo amore, però riuscì a uscire indenne da questa vicenda, mentre il Werther si suicida, come tutti sappiamo alla fine. Però non c'è soltanto questo, c'è anche dentro profondi motivi sociali, ed è questo uno dei motivi del grande successo del libro, profondi motivi sociali, perché all'epoca la Germania era suddivisa in tanti staterelli, come del resto l'Italia, e a un giovane che avesse voglia di fare carriera, avesse anche le doti per farla, non restava altra possibilità che andare al servizio di una corte. E questo non poteva certamente favorire la nascita e la crescita di una borghesia e di libera imprenditoria, eccetera, eccetera. Quindi nel libro espresso tutto questo con grande spontaneità, con grande sentimento, per cui il libro divenne una passione straordinaria, fu immediatamente tradotto in tante lingue, quindi Goethe da un giorno all'altro divenne l'uomo del giorno in Germania e tutti lo volevano conoscere. Lo volle conoscere anche il giovanissimo duca di Weimar, Karl August, diciottenne, che aveva appena assunto le redini del suo regno. Venne a Francoforte per conoscere Goethe e per invitarlo a dare da lui a Weimar come maestro, come amico, come collaboratore. E Goethe va perché vuole anche scappare dal padre che gli vuole fare l'avvocato, che lui non ha. Lui prende questa occasione perché si sposa molto con questo giovane principe che ha 6, 7, 8 anni meno di lui, ma è già maturo, già pronto per il governo, eccetera. E quindi va a Weimar, la famiglia pensano che ci starà qualche mese, invece in realtà si fermò a Weimar per tutta la vita, cioè a parte viaggi, eccetera. A Weimar il giovane principe riesce a trattenerlo affidandogli incarichi molto ben remunerati e molto stimolanti e interessanti dal punto di vista operativo, perché gli affida, tanto è ministro, lo nomina ministro e consigliere segreto del duca, di se stesso. E poi gli affida, per esempio, la cura delle finanze, la cura dell'esercito, la cura della viabilità, delle miniere, insomma un'infinità di incarichi che lui assolve e pratica con grandissimo entusiasmo, perché lui ha bisogno, il giovane Goethe ha bisogno di confrontarsi con la vita attiva. Però tutti questi incarichi naturalmente assorbono tutte le sue energie, per cui nel giro di 11 anni, 10-11 anni, lui si accorge, tantissimo, però si accorge che la sua creatività ne è rimasta frustrata, non ha scritto più niente da quando è a Weimar. Ha un sacco di progetti, però non riesce a portarli a termine per mancanza di tempo. Quindi a un certo punto dice, quando lui è arrivato a Weimar a 26 anni, ne ha 37, dice che questa situazione mi aveva portato quasi alla disperazione. Poi c'è un altro motivo, lui è arrivato a Weimar, ha conosciuto subito nei primissimi giorni una dama di corte, che è la signora Charlotte von Stein, baronessa La von Charlotte, Stein, esatto. sì, famosissima tra tutti coloro che conoscono Goethe, la donna più importante della sua vita per tanti aspetti. Peccato che era sposata con parecchi figli, non si poteva neppure pensare a un divorzio, non era pensabile in quell'ambiente una cosa del genere, e era più grande di lui di 7-8 anni, ma questo poco conta. Più che altro era una situazione ineluttabile. Per lui lei fu importantissima perché gli diede tanti stimoli, lo placò in un certo senso. Lui era un giovane molto esuberante, molto irrefrenabile per certi aspetti. E lei esercitò su di lui un effetto, diciamo, equilibrante. Ecco, lui questo lo riconosce. È un grandissimo amore tra loro. A quanto pare, dalle testimonianze, pare che sia stato, per volontà di lei, è rimasto a livello platonico, ma questo lo sanno soltanto loro, però la fama era questa, e lei era calvinista, Chi lo quindi sa? piuttosto rigida. Però insieme fanno tantissime cose, leggano come usava l'ora, disegnano, fanno progetti, lei legge tutto quello che lui scrive. Sì, Ci sono perché lui, in questi 10 anni, lui le scrive 2000 lettere che sono conservate, pubblicate, che sono tra le sue cose più belle.
una poesia straordinaria in queste lettere, in cui lui esprime tutto quello che l'amore di lei significa per lui. Però appunto, arrivato ai 37 anni, questa duplice situazione, cioè il lavoro intenso come ministro, che non gli lascia tempo né testa né niente, insomma, per poter sì, dar seguito alla sua creatività, e questo amore che a un certo punto sta girando a vuoto, lo convincono che bisogna dare un taglio alla situazione, dare una svolta alla situazione. Per cui decide di partire. E parte in maniera strana, cioè senza dire niente a nessuno. Ecco, Chiede questo è al duca importante. una vacanza che gli viene concessa, di cui non definisce i termini, il tempo, non di, neppure dice dove andrà, e senza dire niente neppure alla signora von Stein, alla quale confidava ogni cosa, ogni suo pensiero, ogni suo progetto, parte di notte su una carrozza postale e si dirige verso l'Italia. Perché l'Italia? Allora, l'Italia era all'epoca una meta abituale dei grand tour, era il paese del sole, dell'arte, del bel clima, il paese che lui sognava da sempre, perché anche suo padre aveva fatto un viaggio in Italia di cui continuamente gli parlava. E quindi la meta poteva essere questa. Lui ambiva a ritrovare se stesso, a ritrovare la cultura classica, questi studi aveva fatto, aveva voglia proprio di vedere sul posto quello che la cultura classica greco-romana aveva dato al mondo, quindi in Italia tutto questo lo poteva vedere. Quindi lui parte per l'Italia e ha scritto poi su questo suo viaggio un bellissimo libro che io consiglio a tutti, che si chiama Viaggio in Italia, da cui ho tratto naturalmente la maggioranza delle informazioni, desumendo, diciamo così, distillando le cose più curiose, più particolari. È un libro veramente molto molto interessante, dove lui racconta come entra dall'Italia, dal Brennero, su una carrozza postale, e praticamente lui si fa il tragitto quasi a piedi in montagna, perché le carrozze non ce la fanno nei punti più alti, quindi deve seguirlo, ma lui è sempre lieto, felice, perché sta arrivando, sta entrando nel paese che lui sogna. La meta definitiva, ultima, è Roma. Però lui non la comunica a nessuno. Lui scrive delle lettere al duca e agli amici quando è già arrivato in Italia. Le lettere ci mettevano 15 giorni ad arrivare con le carrozze postali, mettevano 2 settimane. Però non dice dove andrà. E siccome lui era superstizioso, oltre che sensitivo, quando arrivò a Roma, scrisse una lettera dove finalmente, dopo aver superato la Porta del Popolo, che era quella dalla quale tutti, anche adesso, tutti chi vengono dal nord entrano a Roma dalla Porta del Popolo, dice: soltanto adesso che ho superato la Porta del Popolo posso dire dove sono, cioè sono a Roma, e temevo di non raggiungere la meta se l'avessi nominata. Non lo diceva neanche a se stesso. Beh, Come andrà? per scaramanzia, Paola. No, No, come malattia? scaramanzia? No, il fatto Ah, che non. sì, scusa, ho capito male. Sì, è per scaramanzia, esattamente. Non la vuole citare proprio perché era superstizioso e c'era questa diceria. Se la nomina non è detto che la possa raggiungere, quindi non lo dice neanche a se stesso. Lui arriva in Italia appunto dal nord, facendo varie tappe naturalmente. Lui parla italiano perché il padre gliel'aveva fatto studiare fin da ragazzino, quindi quando arriva a Rovereto, dove correva il confine linguistico, e lì comincia a parlare italiano e dice: non sappiamo come lo parlasse, però si faceva capire evidentemente bene. Qui aveva studiato latino, francese, eccetera, quindi si arrangiava. E dice: come sono felice che finalmente questa lingua che amo sia diventata la lingua che parliamo tutti i giorni. Fa varie tappe naturalmente, rimane entusiasta del lago di Garda che attraversa via acqua, dove può, all'epoca viaggiavano via acqua perché era molto più veloce, sicuro, viaggiare per le strade, che potete immaginare com'erano, con le carrozze, si rompeva l'asse, si rompeva una ruota di acqua, Certo. insomma. E poi si ferma a Verona. Da Verona vede il primo monumento dell'antichità fantastico. In Germania non aveva mai visto niente del genere, cioè l'Arena di Verona. Rimane entusiasta dell'Arena di Verona, si ferma a Padova, si ferma
A Venezia si ferma 15 giorni e gode moltissimo questa città e ci ha lasciato delle descrizioni di Venezia, di come si viveva allora, veramente straordinaria. Tra l'altro lui nel suo libro racconta situazioni italiane che senza di lui non conosceremo perché si sarebbero perse. Quindi racconta tradizioni, abitudini, modi di dire, espressioni, modi di essere, di vivere, che adesso forse non conosceremo se non ce l'avessi raccontati lui. E poi prosegue, naturalmente arriva a Roma dopo 2 mesi, quindi il viaggio è lungo, ha fatto anche tante soste, quindi si stanno quasi a piedi o poco più, ci voleva del tempo. Tant'è vero che quando arriva a Firenze si ferma 3 ore perché ha fretta di arrivare a Roma, ci è voluto tanto tempo per arrivare fin lì, ha fretta di arrivare a Roma, quindi a Firenze si ferma 3 ore e in queste 3 ore però fa una velocissima corsa per il centro e ha la possibilità di vedere che si tratta di una magnifica città molto ben amministrata. In seguito dirà, dopo essere stato a Roma, in confronto a Firenze, lo Stato Pontificio non sprofonda perché la terra non lo vuole inghiottire, cioè evidentemente non è amministrato, lui era un bravissimo amministratore anche, ha fatto questa esperienza con il Duca di Weimar. Quindi arriva a Roma, è felice di essere arrivata a Roma, si sistema insieme a un gruppo di artisti tedeschi che già sono a Roma e che lui conosceva già in partenza, si sistema in questo Palazzo di Via del Corso a Roma, ma non molto distante da Piazza del Popolo, anzi a pochi metri. Piazza del Popolo si imbocca Via del Corso, no? Che va verso quello che oggi è il monumento ai caduti. Un tempo non c'era, naturalmente, c'erano i fori, quello che restava dei fori imperiali. E poco dopo Piazza del Popolo, a sinistra, c'è un palazzo dove si vedono affisse delle bandiere, la bandiera tedesca, la bandiera europea, eccetera, e quello è l'unico museo tedesco all'estero ed è la casa di Goethe. Si può visitare e lì ci sono tutti i ricordi suoi, ci sono il famoso ritratto di Goethe nella campagna romana e tutti i ricordi di lui di questi 2 anni che ha vissuto in Italia, il maggior tempo l'ha passato a Roma. A Roma lui è felice. Fa una vita molto semplice, è in incognito perché se si fosse presentato col suo nome, essendo famoso come autore del Werther, essendo ministro del Duca di Weimar, avrebbe dovuto condurre una vita molto, molto, diciamo, impegnata dal punto di vista anche sociale, avrebbe dovuto fare le visite, avrebbe dovuto frequentare la nobiltà romana, forse andare dal Papa. Diplomazia. La Lui non diplomazia vuole. avrebbe dovuto fare tante, tante Sì, lui cose non vuol che. perdere tempo, lui si presenta come Müller, poeta, a Roma per studio e basta, e frequenta la piccola comunità dei tedeschi e poi visita Roma con una grandissima devozione e ammirazione e si sprofonda appunto negli studi classici. Sta a Roma qualche mese, 3-4 mesi, poi va a Napoli. All'epoca per andare a Napoli ci volevano 4 giorni di carrozza, si dovevano attraversare le paludi pontine, era un viaggio che lui descrive anche piuttosto rischioso da certi punti di vista. L'Italia non era esente dal banditaggio all'epoca, quindi c'erano anche questi rischi. Arriva Sì. a Napoli, Napoli lo E entusiasma, poi non Napoli è neanche addirittura. tanto, 4 giorni, perché sono circa 50 km al giorno, sono quasi 200 km, Eh quindi sì, 4 giorni molto. ci mise. Viaggiava su una carrozza leggera, una carrozza che portava una sola persona, cioè l'autista, il carrettiere, diciamo così, e una sola persona, quindi poco bagaglio, quindi evidentemente, cioè lui dice di averci messo 4 giorni per arrivare. Infatti non sono 50 km, non ho idea, non sono abituata a viaggiare a cavallo. Non so Nemmeno quanto un io. cavallo possa. Quanto un cavallo Però i possa. chilometri sono quelli più o meno, ecco, sono circa Poi sono 200. quelli. Poi c'erano delle zone di posta, delle case di posta dove si potevano cambiare i cavalli, anzi si dovevano Certo. cambiare i cavalli. Era un continuo, quindi Poverino. bisognava, non so, non ho idea di quanti chilometri possa fare un cavallo senza sfiancarsi.
forse c'era un cambio di posta durante una giornata. E quindi però lui marcia, lui desidera arrivare velocemente. Napoli, dicevo, era all'epoca la città più popolosa, più brillante e più bella d'Italia. Era veramente una città fantastica. C'erano i Borboni al governo, che all'epoca, nonostante la fama un po' sinistra che hanno, stavano facendo parecchio per la cultura, perché stavano cominciando a tirare fuori dalle rovine Pompei, Ercolano e Pestum, quindi il merito loro. Goethe andò a vedere tutti questi primi assaggi, rimase veramente entusiasta di questo. Anche a Roma visitò i fori, visitò tutto quello che c'era da visitare. Per esempio, a Roma faccio un piccolo passo indietro per dire com'era allora trattato il turismo e l'arte. Alcuni sì, se ne interessavano tanto, ma c'era anche un certo disinteresse da parte del grande pubblico. Per esempio, lui adorava Michelangelo e andava con gli amici tedeschi a visitare la Sistina, la Cappella Sistina, con gli affreschi di Michelangelo. Altro che invece di fare la fila come facciamo adesso. Allora, si vede che ci andavano in pochi, la chiave della Sistina era affidata a un ciabattino che abitava lì di fronte. Quindi se uno voleva andare alla Sistina, andava dal ciabattino, gli dava qualche moneta, prendeva la chiave, saliva e stava lì finché gli pareva. E Goethe può vedere tutto questo, sale addirittura sulla galleria in alto per vedere da vicino quello che lui chiama l'immenso capolavoro, rimane entusiasta di questo. E ci racconta anche nel suo libro che questo ciabattino batteva la sua pelle, la pelle con la quale faceva le scarpe, sulla testa di un antico romano. Quindi adesso le teste degli antichi romani sono chiaramente nei musei. Allora andavano i fori, se le prendevano, perché non c'era ancora, cominciavano allora a tirare fuori quelli che oggi conosciamo come i fori romani. Erano sepolti da detriti, da terra, ci facevano pascolare le pecore a Roma in quell'epoca, a fine Settecento. E quindi siamo arrivati a Napoli, con Goethe a Napoli che si gode la meraviglia. Scusa Paola, ti interrompo un secondo, una curiosità, nessuno l'ha mai scoperto? C'è stato qualcuno che lo ha riconosciuto a Roma? No, a Roma, dunque, lui a Roma frequentava il gruppo dei tedeschi, sì, gli artisti tedeschi che vivevano lì, e la pittrice Angelica Kaufmann, che aveva sposato il pittore Zucchi, che è italiano. E no, lui cercava di non farsi riconoscere, se non da pochissime persone. In Sicilia disse chi era, in certi ambienti. Sì. Lui era a Napoli. Lui a Napoli era anche un appassionato di pittura, vero Paola? Quindi lui dipingeva. Lui dipingeva, disegnava e dipingeva. La pittura, amava moltissimo tutte le arti, pittura, scultura, musica, era veramente un grande estimatore, era un artista completo, quindi a casa sua, a Weimar, faceva venire spesso gli artisti, i grandi pianisti a casa che suonavano da lui in casa, cioè, si occupò moltissimo del teatro di Weimar, dove rappresentavano di tutto, dalle commedie, tragedie, concerti, eccetera, quindi era veramente un estimatore di tutte le forme d'arte, di tutte le forme di bellezza, ecco, che ci sono al mondo. Quindi lui apprezzò moltissimo la bellezza di Napoli, in effetti anche adesso è meravigliosa, però all'epoca, senza la speculazione edilizia che poi c'è stata, doveva essere fantastica Napoli, più piccola di come adesso naturalmente. Aveva, mi sembra, 350.000 abitanti, Roma ne aveva meno, era meno popolosa di Napoli all'epoca. Penso a te. Arrivato a Napoli, visitata, è stato a Napoli 15-20 giorni, gli viene in mente che il suo viaggio in Italia non sarebbe completo se non andasse anche in Sicilia. E qui arriviamo proprio al tema specifico del mio libro, nel quale poi queste cose le ho raccontate, perché non puoi spiegare Goethe in Sicilia senza spiegare perché c'è andato e quello che è successo prima, anche se brevemente. Certo. E allora, all'epoca andavano i pochi andavano in Sicilia per turismo, andavano in pochi perché per due motivi fondamentali. Intanto il viaggio tra Napoli e Palermo, ecco, sta facendo vedere il più famoso ritratto di Goethe che gli fu fatto a Roma da un amico pittore, il Tischbein,
questo quadro di Goethe nella campagna romana, ecco, dove, che era cosparsa di reperti archeologici ancora un po' disordinati, poi risistemati. Questa è la rotonda, la villa del Vicentino, del Palladio, che lui ammirava moltissimo. Nel libro ho messo tutte queste immagini che Bello. simboleggiano anche l'idea del viaggio qua a Venezia, naturalmente, e tutte le cose più belle che lui ha visto. Abbiamo cercato, questa è la commedia che lui andava a vedere sempre, gli piaceva moltissimo, capiva anche il dialetto, capiva il dialetto veneziano, quindi andava anche alle commedie recitate in veneziano, che apprezzava moltissimo. Qua direi che siamo a Padova. Che bello. Qua sono i fori romani, ecco. Il nostro regista Enrico Ballantini, oltre alle mie fotografie, ne ha aggiunte altre. Queste sono immagini della vita dell'epoca, a Roma, Napoli. E qua siamo arrivati a Napoli, il golfo meraviglioso. Lui, fra l'altro, come naturalista e scienziato, era molto interessato al vulcano, e a Napoli fece anche un'escursione sul vulcano, sul Vesuvio, che all'epoca era in eruzione, e ne ritornò tutto bruciacchiato, anche perché si avvicinò un po' troppo e uscì una scarica di lapilli che lo bruciacchiò un po', si è preso un bello spavento. Però andò su a piedi, perché mica c'erano le funivie come ci sono adesso, e si fece questa scalata. Era un forte camminatore, era un personaggio. Nuotava, scalava le montagne, insegnò ai tedeschi a pattinare sul ghiaccio, per esempio, cosa che non faceva nessuno. Lui insegnò anche questa cosa qua. Era un personaggio. Dicevo che andare a Palermo in Sicilia era anche un po' pericoloso, perché nel viaggio in mare tra Napoli e Palermo, che tutti usavano questo mezzo, perché sennò attraversare tutta la Calabria diventava una cosa pazzesca con i mezzi di allora, durante questo viaggio in mare c'era il rischio molto concreto di essere assediti dai pirati. Quindi a lui non capitò, per fortuna, però questo rischio c'era. Quindi parecchi venivano bloccati da questo. E poi c'è un altro motivo, che era scomodissima la Sicilia, perché a parte Palermo non c'era nessun tipo di attrezzatura per i visitatori. Quindi molti resistevano. Infatti, e chi faceva il Gran Tour in genere si fermava a Napoli, non proseguiva per la Sicilia. Invece lui vuole andare, e vuole andare, Temerario, eh? è molto, sì, è molto coraggioso. E poi aveva appunto questo concetto, diceva che, disse infatti, che senza, dopo il viaggio in Sicilia, che senza vedere la Sicilia non ci si può fare un'idea dell'Italia. In Sicilia è la chiave di tutto. Lui considerava la Sicilia, come poi in effetti è, al centro di tre mondi diversi, cioè il mondo europeo, del quale faceva parte, il mondo africano, era molto vicino all'Africa, e il mondo anche asiatico. Quindi è una città che era all'incrocio di tutte queste tendenze, di questi possibili influssi. Quindi lui riteneva che la Sicilia avrebbe riservato particolari motivi di interesse, Beh, di e fatto quindi era così, no Paola? infatti fu così, assolutamente. Pensa che allora, che in mancanza di una macchina fotografica, che non era ancora stata inventata, lui andò in Sicilia con un disegnatore tedesco che gli fece conoscere a Napoli, e gli disegnò tutto quello che vedevano. Disegnava anche lui, però questo era un disegnatore professionista, quindi anche più veloce. Poi lui voleva avere occhi per vedere, voleva essere libero, insomma. Quindi fece tutto il viaggio con questo giovanotto che si chiamava Knip, col quale andarono molto d'accordo, e che divise tutte le glorie, gli onori, le fatiche, le gioie di questo viaggio straordinario. Quindi arrivano, si imbarca a Napoli, si imbarcano, e per fortuna non hanno aggressioni dai pirati, è stato fortunato. Era un brigantino, quello che scelsero, abbastanza sicuro, solido, Ma era anche americano, un mi viaggio sa. lungo, eh? Consideriamo per lì. 4 giorni, 4 giorni, Bello che lui lungo. passò tutti sotto la stiva, perché soffriva il mal di mare, e quindi si accorse di soffrire il mal di mare. E lui rimase incantato. Il mare l'aveva visto a Venezia per la prima volta in vita sua. Però quando arrivò a Napoli e poi si
si imbarcò, ha descritto in certe lettere l'emozione che si prova quando si è in mezzo al mare e non vedi più la terra, proprio quando sei in balia di questi elementi. E dice, non si può avere, adesso noi siamo abituati a queste cose perché viaggi ne abbiamo fatti tutti, non abbiamo questo problema, però all'epoca era un'emozione, doveva essere un'emozione fortissima, staccarsi da terra dopo non vedere più niente e trovarsi proprio veramente in mezzo alla natura. Lui descrive molto bene, questo era un personaggio, lui sensitivo, capace di descrivere bene tutte queste emozioni che il contatto con la natura dava. Lui in Italia vide tutto, vide anche tutte le coltivazioni, per esempio lui a Weimar teneva un orto e guardava tutte le coltivazioni, le viti, gli alberi di frutta, le verdure, non gli sfuggiva assolutamente niente, le pietre, lui viaggiava col martello del geologo, si portò in Germania un sacco di pietre dall'Italia, in Sicilia ne trovò tantissime. Quindi lui arriva a Palermo e rimane incantato. Arriva a Palermo in marzo. Marzo, lui era partito a settembre, quindi dai primi di settembre siamo a marzo, sono passati 6 mesi che lui ha trascorso tra il viaggio tra Roma e Napoli e finalmente arriva in Sicilia, dove rimase più o meno 2 mesi, percorrendola praticamente tutta a dorso di mulo, con un mulattiere, con un bordonaro, come lui chiama, che viaggia con loro, procura 2 muli per lui e per il disegnatore e fanno questo viaggio. Prima però lui sta una decina di giorni a Palermo. La Palermo è l'unica città che vide, accogliente, ecco, dove trovano un albergo gradevole, dove trovano anche un'accoglienza. E questo primo impatto con la Sicilia è straordinario, vede una vegetazione già molto avanzata rispetto a quella dell'Italia, della Sicilia, di Napoli, eccetera. E poi un clima tutto diverso, un ambiente completamente diverso, con tutte queste influenze che si vedono nell'architettura, si vedono nell'arte che lui visita accuratamente. E come dicevo, accennavo prima, lui al giardino di Villa Giulia, questo famoso giardino ortobotanico che c'è a Palermo e che era Palermo. stato aperto da poco, e che dove lui trascorre dei pomeriggi interi a riflettere, ha l'intuizione della metamorfosi delle piante, cioè quella che lui chiamava la Urpflanze, la pianta originaria, dalla quale riteneva che tutte le altre si fossero sviluppate, cioè non pensò alla creazione individuale di tutti i tipi di pianta, ma a un'unica pianta originaria dalla quale le altre si erano sviluppate. Quindi è una prima intuizione della teoria evoluzionistica che poi Darwin portò naturalmente avanti. Però Goethe coinvolse sempre l'elemento spirituale, era uno spiritualista lui, coinvolse sempre l'elemento spirituale anche nella teoria evoluzionistica. Ebbe tempo di fare un po' di tutto in Sicilia. A Palermo poi ci fu un episodio molto particolare perché andò a trovare la famiglia di Cagliostro. Cagliostro, Giuseppe Balsamo, conte di Cagliostro, era palermitano. All'epoca aveva un sacco di guai perché era in galera, all'epoca, perché coinvolto nel famoso processo della collana di Maria Antonietta. Forse hai sentito parlare di questa collana preziosissima che fu regalata da Maria Antonietta per acquisirne i favori da un cardinale, e Cagliostro, che all'epoca era, e lo sai meglio di me naturalmente, era celeberto come veggente, come guaritore, litigato, ricercato ovunque da tutte le corti europee, era andato in disgrazia, anche perché era massone e la Chiesa lo perseguitava per questo. Allora c'era all'epoca una diatriba, perché non si sapeva se il conte di Cagliostro e Giuseppe Balsamo erano la stessa persona o erano due persone diverse. Quindi lui, che si era in Germania, si era interessato molto a questa faccenda della collana e di Cagliostro, va a trovare la famiglia di Cagliostro, che sta a Palermo. Avvicina un avvocato che si stava occupando della cosa per conto dei francesi e si fa riconoscere. A quel punto l'avvocato non può che fargli vedere tutti i documenti, anzi,
pensate adesso con la segretezza che abbiamo adesso, anzi glieli dà tutti a casa, dice, prenditeli per qualche giorno e studiateli, cosa che lui fa, e poi lo accompagna a trovare la famiglia di Cagliostro. Chiariscano che Giuseppe Balsamo e il conte di Cagliostro sono la stessa persona, perché lui aveva assunto il nome Cagliostro da un ramo della famiglia della madre, quindi era lo stesso, poi si era autodefinito conte per maggior prestigio, e trova questa famiglia molto povera, molto modesta, molto umile, che gli chiede notizie, vedendolo che viene da un paese straniero, pensano che abbia notizie del loro congiunto. Infatti lui gliele dà, però senza dirgli che è in galera, dice che gli porterà notizie della famiglia. Insomma, lui si dispiace un po' di dover ricorrere a un po' un inganno per poter avvicinare questa famiglia, e rimane commosso dalla povertà di questa gente e dalla dolcezza della madre di lui, che si raccomanda quando lui va via che porti il suo amore al figlio, che gli dica che lo aspettano, che torni per soccorrere la famiglia, eccetera, eccetera. Al punto che Goethe, che lì per lì non aveva soldi da lasciare, perché aveva ancora, era all'inizio del viaggio, doveva ancora fare questo viaggio. Non era così facile all'epoca procurarsi il denaro con tanta rapidità. Mandò poi, quando tornò in Germania, una grossa cifra alla famiglia. Scrisse, anzi per l'esattezza, scrisse un dramma sulla figura di Cagliostro che si chiama Il Grande Cofta, e quei soldi che ricevette dall'editore li mandò alla famiglia per aiutarla, perché questa famiglia l'aveva grandemente commosso. Lui era, come dicevo prima, era molto sensitivo ed era molto interessato a tutti questi temi, a tutti questi personaggi. Quindi passa a Palermo questi 15 giorni straordinari, e poi comincia col suo mulo a visitare la Sicilia. E vanno a Segesta, al tempio di Segesta, che, da come lo descrive lui, all'epoca doveva essere identico a come adesso, cioè meraviglioso, intatto, senza nessuna abitazione intorno, cioè in un paesaggio vuoto. Io l'ho rivisto anche pochi anni fa, non hanno costruito niente per fortuna intorno, quindi questo tempio conserva un fascino incredibile. E poi proseguono, un'altra zona che lui visita è Agrigento, anche lì è innamoratissimo dei templi meravigliosi che trova ad Agrigento. E trova modo, per esempio, di notare che tra un tempio e l'altro i siciliani avevano messo dei cocomeri, dei meloni, delle fave, avevano, per non perdere terreno proprio. Quindi lui notava tutte queste cose qua. E dopo Agrigento, attraverso tutti questi, la Sicilia allora era famosa come il granaio d'Italia, gli sterminati campi di grano. Lui lo chiama questo deserto di abbondanza, campi di grano. Perdita d'occhio, sterminati, che lui apprezza tantissimo. Arrivano a Catania, visita Catania, vorrebbe salire sull'Etna, che anche lui è in eruzione, però glielo sconsigliano vivamente, e rimane dispiaciuto di non aver potuto salire questa montagna, che in quel momento era molto pericolosa. E dopo aver fatto tutte queste osservazioni, che ho sintetizzato al massimo, raggiunge Messina. Messina è appunto il suo punto di partenza, poi per tornare in Europa, sì, in continente, diciamo così, però era anche il posto legato a un fatto paranormale che lui aveva vissuto. Cioè lui 3 anni prima di partire, nell'83, 1783, da Weimar, dove viveva, una notte aveva sentito e visto per segni in cielo, che poi non ci ha mai spiegato quali fossero, che in quella notte c'era un terribile terremoto. E in quella notte, che si seppe giorni dopo, quando arrivarono le gazzette con le notizie, c'era stato il terribile terremoto di Messina del 1783, che distrusse non solo Messina, ma anche Reggio Calabria e buona parte della Calabria. Chissà che Lui da preveggenza, come? chissà che preveggenza, mamma mia. Lui lo era, sì, lui era più gente. Abbiamo la descrizione di come lui lo vide, che lui si mise alla finestra di notte, sdraiato sul suo letto, sdraiato sul letto, mise il letto sotto la finestra per vedere bene, rimase sdraiato sul letto guardando fuori, e
vedendo dei segni in cielo, il suo cameriere che era con lui, al suo cameriere lui fece vedere quali erano questi segni, ma poi il cameriere non è riuscito a riportarlo. E lui, questo è nel suo libro autobiografico, dove lui racconta la sua vita e racconta questo fatto qua. Vide questo terremoto terribile e il giorno dopo, nei giorni successivi, ne parlò a corte prima che arrivasse la notizia. E a Notizia corte ufficiale. abbiamo i commenti che, sentendo raccontare questa cosa di un terribile terremoto in un paese lontano, eccetera, lì a corte dicevano: ma Goethe vaneggia, è pericolo. Invece il duca, no, il duca gli diretta perché sapeva che quello che lui diceva si avverava, quindi evidentemente era una fama che lui aveva, questa di prevedere le cose. Quindi a Messina lui vede quello che rimane della città, che è stata veramente, eccoli, c'è proprio il nostro bravissimo Enrico ci ha messo proprio il punto in cui è avvenuto questo terremoto. Questo terremoto gode fama di essere un terremoto dimenticato perché purtroppo c'è stato quello di inizio del secolo scorso, altrettanto devastante, ma questo più di un secolo prima se ne parla meno, ma se ne parla anche grazie ai ricordi di Goethe, che distrusse completamente la città e continuò. Quando Goethe andò 3-4 anni dopo, c'era ancora lo sciame sismico. Infatti la gente, dice, racconta Goethe, dormiva ancora all'aperto in tante occasioni, quelli che vivevano, che erano rimasti senza casa. E non si erano ancora costruiti le case per la paura che avevano e dormivano in tende, dormivano all'aperto perché poi di notte capitava che si muovesse un po' la terra, allora scappavano via. Insomma, la città era ancora spaventata dal terremoto e sotto l'influsso. Lui ebbe tempo però di notare, tempo e modo di notare, che gli edifici costruiti bene in pietra, oggi diremmo antisismici, erano ancora in piedi. Questo lui lo notò. E quindi l'ultima impressione della Sicilia fu questa qui, cioè la conferma di quello che aveva visto 3-4 anni prima, stando a Weimar. Complessivamente, come ho citato prima, venendo via dalla Sicilia, lui scrisse: senza vedere la Sicilia non ci si può fare un'idea dell'Italia. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto. Quindi in Sicilia lui ha trovato l'arte, la natura meravigliosa, gli influssi che sono venuti alla Sicilia da tutte le popolazioni che l'hanno abitata e soprattutto lui ha ritrovato Omero, lui era un cultore della cultura classica. Lui visitò la Sicilia, si ricomprò in Italia l'Odissea in italiano. E visitò la Sicilia con l'Odissea in mano, ritrovando tutti i vari punti in cui Omero aveva collocato i diversi episodi. Adesso se trovo un brano qua. Non l'ho segnato. Forse mi scuso che non ho segnato questo brano in cui Tranquilla Paola, nessun scrive. problema. Direi che stai raccontando delle cose bellissime, poi ho ancora un paio di domande da farti, perché Sì, davvero. fai la domanda mentre cerco. Ah, ecco, ho trovato il Prego, prego. brano. Lui scrive al suo amico Herder, che è un grande amico suo, e grande persona colta, che è vissuto, che viveva a Weimar, gli scrive raccontando appunto questo suo aver ritrovato Omero in Sicilia. E gli scrive questo: quanto ad Omero è come se mi fosse caduta una benda dagli occhi. Le descrizioni, le comparazioni e così via, a noi sembrano finzioni poetiche, ma sono invece totalmente naturali, per quanto tracciate con una purezza, con una profondità di sentire che fa sgomento. Gli stessi episodi più strani e favolosi hanno una naturalezza quale io non ho sentita mai se non alla presenza delle cose descritte. Quindi lui colloca le cose descritte da Omero nel paese che sta visitando e le trova perfettamente
combacianti a loro fa agio, su, e eh. le fa sue, le colloca proprio. E poi dice: ora che tutte queste spiagge, i promontori, e i seni e i golfi, isole e penisole, rocce e coste sabbiose, colline verdeggianti, dolci pascoli, campagne feconde, giardini di delizie, alberi rari, vitami rampicanti, montagne perdute fra le nubi e pianure sempre ridenti, e scogli e secche, e questo mare che tutto circonda con tanta varietà in tanti modi diversi, ora dico che tutto questo è presente nel mio spirito, ora soltanto l'Odissea è per me una parola vera. Quindi lui ha ritrovato in Sicilia tutte le descrizioni di Omero e colloca l'episodio di Alcino, poi quando parte dalla Sicilia vede Scille e Cariddi, per esempio, Ah, e sì. descrive anche tutti questi episodi qua, episodi omerici che in Sicilia ritrova e dice: vivendo qui ti rendi conto che non sono fiabe, non sono invenzioni poetiche, ma è la realtà, questa è la realtà della Sicilia, una terra così ricca, così forte, così ardente, così piena di sorprese, di questa natura favolosa. Lui ritrova lì l'Odissea e lo racconta con parole che pochi altri hanno avuto, forse nessun altro ha avuto. Tu Ben mi volevi diversi fare dai una domanda? paesaggi. Si Sì, è dicevo, verificato un problema. ben Riprovo. diversi dal paesaggio della Germania dell'epoca, che pure sarà Ah, stata molto molto, diverso. molto Sì. verde, ma cavolo, la Sicilia, il mare, qualcosa di unico, Sì, no? assolutamente. Tutta l'Italia. Lui rimase innamorato dell'Italia. Ebbe a dire, quando ritornò in Germania, che adesso se abbiamo ancora qualche minuto, Sì. gli dico cosa successe dopo della sua vita. Debba dire che dopo aver lasciato l'Italia lui non era più stato veramente felice per un giorno intero. Furono i 2 anni trascorsi in Italia i più felici della sua vita. Quindi Sì, ma brevemente andiamo, ecco, visto che sono già, un siamo uovo verso. vulcanico, veramente vulcanico. Allora, io ti volevo chiedere una cosa, parlando di emozioni, visto che questa è la rubrica che poi porterò avanti, poi ci sarà ovviamente Enrico a fare la regia, però ecco, siccome ho voluto chiamare la propria emozione dall'universo, nel sentirti, nel raccogliere le tue così, insomma, le tue emozioni, perché di fatto tu sei una persona che ha sempre fatto queste cose con grande passione. Si legge proprio in te questo desiderio di narrare, di raccontare tutte le cose che tu hai provato. Qual è stata la spinta, visto che comunque in parte mi dicevi sono cose che sono già state scritte anche da lui, ovviamente da Goethe stesso, ma qual è l'emozione che ha spinto te? Cos'è che ti ha portata a mettere nero su bianco, raccontando queste storie, queste bellissime esperienze che ha potuto fare Goethe in Sicilia? Che cosa ti Ma ha spinto? dunque, io ho trovato straordinario il modo in cui lui ha raccontato l'Italia, il nostro paese. Cioè, se tu segui sulle parole di Goethe quello che lui ha raccontato dell'Italia e ti immedesimi nelle sue narrazioni, nel modo in cui lui ha interpretato, ha visto, sia anche gli italiani, parla molto anche degli italiani, per i quali ebbe sempre grandissima simpatia, pur vedendone le caratteristiche, a volte i difetti, insomma, ne parla sempre con grande simpatia e partecipazione. Ecco, il modo in cui lui ha raccontato l'Italia, io lo trovo straordinario perché in qualche modo, già più di 2 secoli fa, rivela l'Italia agli italiani stessi, il modo in cui lui l'ha visitato, questo nostro paese. E noi gli dobbiamo essere grati anche per motivi pratici, nel senso che ha fatto amare con questo suo libro sull'Italia. Ha fatto amare l'Italia a generazioni di nordici che infatti continuano a venire in Italia, ma il primo che li ha portati in Italia in massa, diciamo così, è stato lui, perché l'Italia era inserita nel Grand Tour. Il Grand Tour portava i giovani a Parigi, li portava a Vienna, li portava in altre zone d'Europa e molto anche in Italia, che all'epoca non era molto accogliente dal punto di vista turistico, diciamo così, dell'ospitalità. Quello che lui racconta delle locande italiane fa morire da ridere da certi aspetti. Quando arriva a Roma, dove vive finalmente in una casa, con una coppia di padroni di casa che fanno anche un po' da genitori a questi giovani tedeschi, artisti tedeschi che stanno lì, gli fanno da mangiare, eccetera. Lui prova un grandissimo sollievo, però non si lamenta, la situazione è questa e quindi lo accetta. Ma poi la bellezza dell'Italia,
tutto quello che lui, l'arte dell'Italia, il clima, il carattere degli italiani, le antichissime tradizioni, perché era divisa in tanti stati, voi sapete, sappiamo benissimo, quindi ognuna ha le sue tradizioni, le sue abitudini, le sue consuetudini. Ecco, lui ammira tutto questo in una maniera e lo sa interpretare talmente bene che ha fatto innamorare dell'Italia appunto moltissimi nordici, non solo tedeschi, ma moltissimi nordici. Quindi gli dobbiamo gratitudine anche turistica, tra virgolette, da questo punto di vista. Quindi io l'ho apprezzato molto, mi piace molto come lui scrive, e mi piace molto quello che scrive. E tutte le sue opere, ma questa sull'Italia in particolare, perché ci riguarda ed è stata per noi importante, ecco, l'apprezzamento di Goethe, che poi per tutta la vita ha continuato a parlare con entusiasmo dell'Italia. Si trovano in opere di altre persone che hanno visitato Goethe, che continua a dire appunto che Goethe non si stancava di parlare delle meraviglie italiane, quindi questo mi ha indotto a dedicare a questo suo viaggio in Italia, anche per farlo conoscere meglio, ecco, un libro che Certo. andrebbe conosciuto di più, Sì. secondo me. Quindi, oltre a far innamorare i nordici dell'Italia, ha fatto innamorare anche gli italiani dell'Italia, Anche giusto? gli italiani dell'Italia, ci è riuscito, sì, ci è Sì, riuscito, sì. che ci E di vorrebbe, sicuro, infatti, che sì, ci vorrebbe ci è riuscito. in questo periodo in particolare. Vorrebbe, sì, questo. Poi là, non è che la situazione politica allora fosse brillante e tranquilla, c'erano battaglie, c'era un po' di tutto, però lui ha fatto apprezzare soprattutto dal punto di vista storico, culturale, delle tradizioni, della natura, la nostra terra straordinaria, che tutti i giorni si scoprono delle cose nuove per l'Italia. Lui amava molto, per esempio, anche i piccoli borghi, di cui l'Italia è così ricca, che allora erano Mamma mia. perfetti, non erano contaminati da nuove costruzioni, quindi ne parla, li va a visitare, percorre tutto, va dappertutto, è curiosissimo, si entra in tutte le case, va a parlare con la gente, e quindi uno che ha conosciuto. Questo è il monumento che gli hanno fatto a Roma, monumento, grande monumento che hanno fatto a Goethe, perché il tempo maggiore lo trascorse a Roma. Dopo Anche se la lo Sicilia, sapevano che era lì, eh? lui, sì, lui dopo la Sicilia tornò a Napoli senza incappare in pirati, e da Napoli a Roma, e chiese da Roma, chiese al Duca il permesso di non tornare dopo un anno di viaggio, ma di tornare, di fermarsi un altro anno. Che dice che le sue scoperte che sta facendo in Italia non gli permettono di tornare indietro. Dice: se tornassi indietro adesso, mi porterei indietro un amico a metà, invece ho bisogno di stare qui ancora per affinare i miei talenti, per scoprire altre cose. Il Duca glielo concede anche generosamente, perché considera questi 2 anni una vacanza pagata, quindi lo fa stare in Italia praticamente 2 anni. E poi a un certo punto lo richiama, dice: mo, torna a casa. E quindi lui, con grande dolore, riparte dall'Italia, fa il cammino a A ritroso. rovescio, uscendo però dall'Italia non dal Brennero, ma da Milano. Fa quella zona lì, la parte che non aveva visitato. Si ferma 10 giorni a Firenze, visita tutto a Milano. Poi entra in Svizzera, attraversa il lago di Costanza e raggiunge Weimar. E cosa succede quando arriva a Weimar? A Weimar trova la baronessa von Stein arrabbiatissima, perché la trova molto arrabbiata. Sono passati 2 anni. Lui ha scritto sempre da là, gli ha scritto, però l'ha messa in grande imbarazzo, perché quando lui è partito nessuno sapeva dov'era, non c'erano notizie, tutti chiedevano a lei, perché lei era l'amica del cuore, quella di. Sapeva tutto di lui, neppure lei sapeva niente, quindi è rimasta anche offesa oltre che addolorata. Per cui tutte Certo. le lettere che lui gli ha scritto dall'Italia, tante che abbiamo, eccetera, non sono bastate a placare. Quindi lo accoglie molto freddamente e lui ci rimane male di questo. Però poi dopo un mese incontra una fanciulla di 23 anni, la incontra un po' per caso. Di famiglia molto semplice, che gli porge una petizione per il fratello, e pare che la sera stessa sia diventata la sua amante. E gli ricorda forse un'altra 23enne che lui ha conosciuto a Roma, tale Faustina, di cui lui parla molto nel suo libro, di questa Faustina, che è la nipote di un oste che lui frequentava, questa osteria dove bevevano il vino.
e con cui ebbe una relazione molto intensa, e lui, quando venne via dall'Italia, era dolloratissimo di lasciare Faustina. E scrisse per lei le famose elegie romane, Römische Elegien, che sono pervaso di un erotismo molto elegante, che però quando furono pubblicate in Germania suscitarono un certo scandalo, perché non erano abituati a questo tipo di... dove descrive proprio gli incontri che ha con questa ragazza. Dico, un erotismo molto, molto evidente, ma molto, molto elegante, molto raffinato. Ancora suscitano grande entusiasmo a chi le legge con occhio libero, con occhio aperto. Quindi lui conosce questa ragazza, che dopo poco tempo va a stare con lui, gli dà un figlio, poi gliene dà altri quattro che purtroppo muoiono bambini, probabilmente si è presupposta una incompatibilità dei genitori, una cosa che oggi viene curata, Genetica. esatto. E invece allora non si poteva, i bambini nascevano sani, poi dopo deperivano e nel giro di pochi giorni morivano, cosa che lo addolorò tanto perché lui desiderava una grande famiglia. E quindi quando torna, oltre a incontrare l'amore vero, lui incontra anche l'appoggio del duca, perché non si occupa più delle cose di cui si occupava prima, cioè l'esercito, le finanze, la viabilità, le miniere, eccetera, ma si occupa solo di quello per cui è più portato, cioè le istituzioni culturali della città, il teatro, la biblioteca, l'università di Jena che fa parte del ducato, quindi grandi impegni, ma proprio quelli più adatti a lui. E conduce poi altri 40 anni di vita, stupenda, perché il mio libro, il primo libro che ho fatto su di lui, la sua biografia, l'ho chiamata La vita come opera d'arte, partecipando alle vicende di tutto il mondo allora raggiungibile. Lui riceveva le gazzette da tutte le parti, leggeva l'inglese, quindi dall'America, probabilmente con tanto ritardo, però in contatto, visitato, scrivendo opere, visitato da tutti, ricercato e accompagnando sempre il Duca, grande amico del Duca, fedelissimo a lui, lo accompagna anche nelle battaglie napoleoniche. E lui è un grande ammiratore di Napoleone, quindi i principi tedeschi erano uniti in questa Confederazione del Reno, che era collegata con Napoleone, e quindi c'è tante cose da raccontare di lui. Comunque, questa grande vita che si è conclusa a 83 anni, che per l'epoca erano molti, perché Era morì veramente prima tanto. di avere una polmonite che all'epoca non si curava, altrimenti sarebbe Certo. certamente vissuto molto più a lungo. All'epoca la Sì. polmonite tu mi insegni, in gran parte letale, perché Ah, se sì. uno non poi aveva già 83 anni, non era un bambino, insomma. Paola, vulcanico lui, ma vulcanica anche te, decisamente. Molto, sempre molto ricca di informazioni. Bellissimo sentirti. È bellissimo per la tua veramente capacità di C'è tanto da guardare. raccontare di lui, c'è veramente tanto da raccontare. Beh, avremo occasione ancora in questa rubrica e comunque più avanti di Volentieri. parlarne ancora. Lasciamo anche ai nostri amici la possibilità di eventualmente di scrivere o di scriverti per farti delle domande se è necessario, ma ci saranno altre occasioni in cui andremo di nuovo in diretta. Per parlare di te, dei tuoi lavori, delle tue ricerche che sono veramente incredibili, che soprattutto aprono la mente, oltre che il cuore, proprio perché sono emozioni importanti che tu riesci a trasmettere, sia nei tuoi libri che sentendoti parlare, naturalmente. Davvero grazie per tutto questo, così lasciamo anche spazio agli amici e alle amiche di comprare questo libro, che deve essere un'occasione anche per conoscere appunto questa cultura, questo intreccio anche di culture che di fatto Goethe ha potuto mettere assieme, grazie proprio alle sue conoscenze, e bisogna dire che questa è una cosa che vale anche per te, perché anche tu hai la possibilità, conoscendo tante lingue, di conoscere, di studiare le cose come vanno studiate, e hai potuto riportare anche tu qua, come ha fatto lui, insomma, una fetta di storia, di cultura interessantissima e che in qualche modo, insomma, ci abbraccia tutti, ecco, E perché... ci riguarda poi noi italiani in modo particolare, quindi è questo uno dei motivi del mio Certo. apprezzamento per questa parte della vita di Goethe, quella legata all'Italia, che è molto importante. Bellissima la tua esposizione, grazie davvero. Un Grazie a abbraccio te davvero col dell'ospitalità a casa tua, grazie. cuore. Grazie, un saluto a tutte le amiche e a tutti gli amici, come sempre.
E grazie ad Enrico. Partiamo con la sigla. Ciao Paola, grazie di tutto, davvero, Ciao, ciao, bellissima. ciao Michele, ciao Enrico e grazie a tutti. Saluti, sigla.